Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Quando superi i grandi traguardi e quando devi ripartire da zero. Quando andare avanti a un'impresa e quando è una passeggiata. Quando splende il sole e quando si scatena la tempesta. Quando la strada è in salita e quando invece è in discesa. Quando la vita non è rosa e quando finalmente lo diventa. Noi di Sara Assicurazioni siamo al vostro fianco in ogni tappa. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Bentornati in una nuova puntata di Per vederci o vederci più chiaro, caro Piero. Ma quel per non ho mai capito se c'è o non c'è. C'è il per vederci più chiaro. Per vederci più chiaro. Perché è chiaro che noi dobbiamo vedere e cercare di capire come quel per ci sta. È vero. E allora abbiamo parlato anche con Fabrizio Ghigoni, soprattutto dell'attualità. Abbiamo voluto capirne di più del mondo assicurativo e finanziario, perché è un mondo spesso complicato, e ti ringraziamo per averlo spiegato in queste puntate e continueremo a spiegarlo. Benvenuto Fabrizio. Grazie a te. Complicato ma fondamentale, non solo per il benessere nei cittadini ma proprio anche per la ripresa economica del paese, perché è un dato di fatto riconosciuto dagli economisti che l'incidenza della ripresa del settore assicurativo può comportare un'incidenza sul PIL di circa l'1%, che in un paese fermo da più di un decennio vorrebbe dire ripresa economica significativa. Quindi assicurazioni non solo per la sicurezza delle persone, delle aziende e delle famiglie, ma anche per la ripresa di un paese che è ora che inizia a rimettersi in moto. Con Piero Franchini abbiamo ovviamente ascoltato i consigli del suo settore, quello del vederci bene appunto, degli occhiali non solo, e siccome questa trasmissione ha avuto un bel successo e continueremo a parlarne anche nelle prossime puntate, vogliamo allargare però il discorso, vederci e vediamoci più chiaro anche nella città. Infatti ci troviamo in Piazza Grande, come avete potuto vedere, dove sono in corso le iniziative di Arezzo Città del Natale, i mercatini, che te ne pare? Infatti io ho sempre pensato che non bastano solo un paio di occhiali, un paio di lenti a contatto per vederci più chiaro, perché questi devono essere uniti appunto al nostro cervello, che ci faccia appunto vedere poi le cose giuste in modo che siano chiare. Quindi ecco, noi allargheremo sicuramente questo discorso, perché è chiaro che tutto ciò che è importante appunto per la vita umana, cioè noi sappiamo che ad esempio un 66% della vita è dovuta al fatto che, della vita che condotta bene, è al fatto che uno vede bene. E quindi ecco, e quindi però dopo ci sono sempre tante cose da vedere e da scartavellare, come dice anche Fabrizio, perché chiaramente diciamo nell'assicurazione un pochino di più, che però ci fanno vedere veramente chiaro, e quindi per diciamo non essere poi rimasti in quei
pezzetti d'ombra, come si dice, e bisogna cercare di stare attenti e vedere sempre più chiaro. E qui come vedi chiaro? O non ci vedi chiaro? Dimmelo te. Qui io, dunque, allora, come vedete, chiaramente queste sono cose che vengono fatte perché oggi è un giorno di lavoro, quindi è chiaro che qui non c'è nessuno. Quindi, ecco, sono cose che vengono fatte per attrarre, diciamo, la domenica, i sabati, la domenica, e la gente che viene da fuori. E noi avevamo tante cose belle da far vedere, però sai, è difficile spiegare alla gente che viene, magari che fa centinaia di chilometri per venire, che qui abbiamo Pier della Francesca, che qui abbiamo il Vasari, le logge del Vasari, che qui abbiamo il Petrarca, che qui abbiamo tutto e di più. Ecco. E mentre magari fare ad Arezzo i mercatini tirolesi e sembrava che fosse più facile, e infatti è stato così. Quindi ora, se questo è bello o brutto non lo so spiegare, non lo so, quindi ecco, onestamente qui non so vederci chiaro. Intanto la Fondazione Intour ha dato una stima in questi giorni: nelle prime due settimane si sono calcolate, non so ovviamente con quali criterio sono state calcolate, che non c'era una fotocellula. C'era che... uno che le contava. No, c'era uno che le contava. Contava uno per uno. Sì, le foto sicuramente era tutto pieno e gremito, comunque sono state contate 300.000 persone, che è un numero, insomma, incredibile, diciamo notevolissimo, che questa città oggettivamente non ha mai conosciuto nel periodo natalizio e forse anche in altri periodi. Conta la quantità, perché diceva Piero, no, abbiamo tante bellezze, si spera che chi viene qui per i mercatini poi magari si informi, dica: oh cavolo, qua c'è anche da vedere qualcosa di Piero, Petrarca, Vasari, Guido Monaco, no? Allora, io provo a vederci un po' più chiaro rispetto a Piero, perché grazie al suo contributo come ottico mi ha reso la vista ben funzionante. La cosa, no, io innanzitutto volevo partire con i complimenti comunque all'amministrazione, alla città di Arezzo, perché Arezzo sotto il periodo di Natale da qualche anno sta rendendo, e quest'anno in maniera ancora più splendida, sta rendendo un'atmosfera magica per questa meravigliosa città. La cosa che quindi sicuramente è una manifestazione di successo, la cosa che mi stupisce un pochino come il patrimonio culturale, storico, artistico di Arezzo diventi patrimonio di così tante presenze grazie al fatto che stiamo diventando la capitale dei mercatini di Natale. La cosa che mi stupisce è che negli anni effettivamente questo patrimonio, che dal quale, attraverso il quale oggi deve ripartire anche il rilancio della città di Arezzo in questa economia in continua evoluzione, dove appunto non possiamo puntare su quei sistemi più tradizionali, economici, aziendali e via dicendo, che possa ripartire anche dai mercatini di Natale. Però l'importante è che il mercatino di Natale sia di supporto per iniziative a più lungo termine, perché se no si rischiano che queste manifestazioni, che creano scenograficamente anche una città meravigliosa, però rischiano di rimanere iniziative spot che non sono in grado poi di incidere in maniera così significativa su un'economia che crei lavoro, che lo crei lungo tutto l'anno. Quindi io sono positivo, un plauso all'amministrazione che ci sta regalando sotto Natale uno scenario meraviglioso, ma vorrei che la capitale di Natale, che di cui sta diventando Arezzo e di cui dobbiamo andare orgogliosi, però sia un primo passo veramente per rilanciare un sistema economico fondato su dei presupposti che ci garantiscono nel tempo e soprattutto tutto l'anno occupazione, ripresa economica e di risalire nella classifica del benessere, che da qualche anno ci vede sempre più in basso, come riporta appunto l'analisi del Sole 24 Ore dei principali giornali economici. Ecco, questa classifica tu ti ci riconosci, perché spesso queste classifiche ovviamente hanno dei loro criteri per essere stilate, diciamo che la consideri realistica anche dal tuo punto di vista? Cioè, questo crollo tu l'hai percepito? Guarda, io sono 17 anni che vivo
questa città, sono orgoglioso di essere stato ospitato e oggi di avere una figlia aretina e di considerarmi aretino anch'io. È una città splendida, magnifica, che ha conosciuto dei momenti d'oro nel vero senso della parola, una città che però ha tuttora tante risorse, però c'è bisogno di maggior programmazione e progettazione, perché sennò si rischia di subire questa crisi che, se prima era internazionale, ora è tipicamente nazionale purtroppo, e che sta anche vivendo ad Arezzo. C'è bisogno veramente di un colpo di reni che ci rimetta in carreggiata, che dia linfa attraverso non semplici iniziative spot. Le iniziative spot sono belle, sono interessanti solo se sono, ripeto, di supporto a una progettualità di lungo termine che mira a creare occupazione, che mira a creare, a generare economia. Oggi purtroppo ci saranno tante presenze, ma vediamo negozi vuoti, vediamo attività commerciali che lungo la settimana vivono poco, e qui bisogna fare una riflessione profonda. Non è certo colpa di quella dell'amministrazione o di quel responsabile o meno, è un problema che riguarda l'intero paese, che richiede riforme strutturali, che richiede dei cambiamenti anche rivoluzionari ed epocali per certi aspetti, ma è necessario essere lungimiranti e mettere in moto, al di là delle iniziative spot che sono ben gradite, ben volute, soprattutto da noi cittadini che possiamo orgogliosamente andare fieri di questa città che si veste in questa atmosfera magica che Piazza Grande appunto ci regala, la sera soprattutto con le proiezioni delle luci, meravigliosa, unica, ma abbiamo i presupposti, le capacità per poter far ripartire un paese che, al di là di quanto sia veritiera corrisponda la classifica stilata, effettivamente ha fatto segnare un regresso piuttosto marcato anche nella nostra città. Soprattutto, scusate, nonostante, non si può pensare di avere un centro forte con una periferia debole, ci vuole un impegno ancora più marcato nei confronti della periferia, perché è la porta di accesso a questa meravigliosa città, che non solo dovrà contare su un turismo di quantità, quindi di numero di presenze, ma anche di qualità, perché noi abbiamo un'offerta che è all'altezza di un turismo di qualità. Siamo nella Toscana, quella amata regione in tutto il mondo, soprattutto in quei paesi moderni, ricchi, e soprattutto Arezzo è una punta di diamante della città e nessuno lo può negare. Ecco, il problema della periferia, diciamo che c'è un po' in tutte le città, è difficile anche, no, studiarci qualcosa di particolare. È vero, sì, però diciamo che ci vorrebbe anche un pochino di buona volontà, perché chiaramente se tu concentri tutte le cose in un posto, nel centro storico, che rappresenta un 6% della popolazione della città, del comune, quindi, perché qui ci vivono 5-6 mila persone, quindi, e gli altri 93% vivono all'esterno. Quindi, ecco, io secondo il mio punto di vista diciamo che va bene queste cose, ecco, e mi stupisce un po' il fatto che noi abbiamo, lo sapete, dei bellissimi quadri di Piazza della Francesca, per dire che sono pitture vere, ecco, che diciamo che a un certo punto questa gente che arriva qui per vedere tutte queste proiezioni che vengono fatte sulle pareti con delle cose finte, chiaramente inventate, che sono appunto queste pitture, questi quadri, questo, e quindi ecco, cioè questo mi sembra che non abbia una cosa duratura. E come vedi, Fabio, per vederci più chiaro, non lo fermano neppure le cattive condizioni meteorologiche. Siamo spostati nelle logge vasate, ma non ci ferma, perché noi ci vogliamo vedere più chiaro, ma non con quello spirito critico negativo, ma soprattutto perché vogliamo contribuire, aiutare chi amministra, anche i cittadini a rendersi consapevoli che si può fare tanta strada, che però ci vogliono anche soluzioni, cambiamenti, comportamenti talvolta anche diversi. Tra l'altro, a proposito di buone notizie, ci piace vedere che qui vicolo dell'Arco, qui sulle logge Vasari, è stato ripulito. Abbiamo fatto vari SOS Arezzo TV con Beppe Marconi, che era tutto imbrattato di scritte, e adesso è tutto pulito perché non era decoroso, e questo lo notiamo con piacere, e qui ci vediamo più chiaro sicuramente. Sicuramente sì, ecco, quindi questo ci voleva poco per vederci più chiaro, bastava pulire, insomma, quindi ecco. Onestamente però diciamo che la città pulita così è bella, e quindi è bene
anche per i turisti che vengono qui, che vedano appunto che c'è attenzione a queste cose importanti, perché qui siamo, ripeto, sotto le logge Vasari, quindi non siamo, diciamo, sotto il, so, un qualsiasi stand che viene costruito lì immediatamente per cercare di mangiare poi la famosa sacra che c'è in giro, insomma, no? Quindi ecco. E quindi direi che qui si potrebbe concludere dicendo che noi abbiamo una città meravigliosa, una città che è, e tutti insieme dobbiamo cercare di vederci più chiaro, perché certe volte magari una, due, tre, dieci persone non rappresentano poi tutto ciò che bisognerebbe rappresentare. Scusa Piero, se mi consenti, perché noi, grazie alla nostra splendida città, abbiamo l'occasione di vederci veramente chiaro, e penso che una città pulita, una città dinamica, una città dello splendore di Arezzo merita tutta l'attenzione e senso civico, perché non si può semplicemente reclamare ai nostri amministratori che devono fare, devono risolvere, devono avere sempre la soluzione in tasca, perché a volte è il nostro comportamento di cittadini che aiuta la città e gli stessi amministratori a fare le scelte giuste e importanti per il bene comune e di tutti i cittadini di Arezzo. In chiusura, visto che ci rimane qualche minuto, ti voglio fare una domanda del tuo campo, visto che noi ci vediamo più chiaro, anche perché noto che da un certo tempo, basta ascoltare anche le pubblicità o vedere le pubblicità in TV e sentirle alla radio, sempre più le banche, questa è già una tendenza da qualche anno, no, si sono gettate nel campo assicurativo, che magari appunto era prima, no? Magari della gente che è quello che fa, insomma, che fa espressamente il suo lavoro. Ecco, per l'utente questo, diciamo, può essere un rischio in più, nel senso, oppure cioè, si trova la stessa professionalità rispetto a venire da te che fai l'agente per dire hai sempre fatto quello, no? Certo, bellissima domanda, è un mercato in profondo cambiamento, stiamo entrando nell'era digital, io dico sempre che la maggior competizione e concorrenza fa bene al mercato, a patto che ci sia consapevolezza, e la consapevolezza significa che anche i cittadini conoscono le differenze che c'è tra un professionista, quale il broker e l'agente e la sua rete e la loro rete di vendita, e la distribuzione bancaria. Quindi poniamo è importante che pongano molta attenzione, ma soprattutto in generale io direi a tutti i cittadini che proteggersi conviene, non si può pensare di non essere assicurati, perché può costare veramente molto caro, ma nello stesso tempo non affidarsi semplicemente perché amico, perché la banca sotto casa, perché lì c'ho altri servizi. No, affidiamoci a professionisti, impariamo a usare chi veramente fa della professionalità la propria attività, la propria missione per garantire sicurezza ai clienti, perché l'assicurazione è uno strumento che ci deve garantire sicurezza, dove il prezzo è fondamentale ma deve essere in secondo piano. Prima di tutto sono le garanzie e la capacità di offrire prodotti coerenti per soddisfare le esigenze dei clienti e risolvere i loro bisogni, che oggi nell'epoca dell'incertezza, il climate change, il venir meno del peso dello Stato è sempre più fondamentale rispetto al passato. Quindi scegliete l'intermediario che ritenete più opportuno, ma vi invito a misurare la professionalità e in particolar modo ad affidarvi ai professionisti, quali agenti e broker in primis. E allora volevo chiedere anche a Piero, vuoi dare qualche consiglio invece per vederci bene veramente con gli occhi? Sì, ma è chiaro che per vederci bene con gli occhi, specialmente in questi periodi, diciamo che i periodi invernali che ci sono appunto dei riflessi strani, ci sono appunto le nebbie, c'è il grigiore appunto della stagione, e che è chiaro che bisogna stare attenti, perché sappiate che molti incidenti, e sembra che le percentuali stiano aumentando, sono dovuti al fatto che chi è che guida purtroppo non è che vede tanto bene o rispetta quello che dovrebbe rispettare, cioè vale a dire mettere gli occhiali quando servono. Quindi ecco, oggi sembra che ma io vado lì, faccio l'esame, probabilmente mi fanno vedere uguale, io vedo uguale, quindi non c'ho bisogno di mettere gli occhiali. Io credo che questo ci potrebbe confermare meglio, diciamo, Fabrizio, che a un certo punto se un'assicurazione scopre in un incidente grave
che uno non vede bene, non lo so se è contenta di pagare. Sentiamo. Raccolgo l'assist di Piero e ha detto parole sacrosante. Attenzione, molto spesso si è convinti, faccio la RC auto, cerco il prezzo minore. Io consiglierei a tutti gli automobilisti, a tutti i proprietari di auto, invece di accertarsi quali garanzie ricomprende e quali garanzie acquistare proprio per essere tranquilli in caso di incidente. Leggevo nella notizia di cronaca di ieri che purtroppo le due persone decedute nel tremendo incidente che si è avvenuto sulle nostre strade, che è avvenuto nelle nostre strade nei giorni scorsi, erano privi di cinture e sicuramente questo fatto potrebbe avere anche delle conseguenze sul risarcimento, quindi sulla componente economica e quindi sulla responsabilità e il pagamento della compagnia. Quindi non sono i 10, 20, 30 euro che fanno la differenza, sono importanti, ma la differenza la fa la professionalità e le garanzie che acquisto con la polizza assicurativa. Bene, grazie Piero, grazie Fabrizio, ci ritroveremo nelle prossime settimane con voi per approfondire i vostri più chiaro e approfondire i vostri campi, approfondire anche le questioni della città. Alla prossima. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi. Ma tu lo sapevi che il matrimonio reale è costato quasi 36 milioni di euro? Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale. E tu lo sapevi che Sara riconosce un indennizzo maggiorato in caso di furto dei regali di nozze? Certo, lo sapevo. Non lo sapeva. Solo un agente Sara sa sempre come sorprendervi con soluzioni efficaci e innovative. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Thank you.